È arrivata una salma alle 19:33 del 23 aprile. Potrebbe essere un rondone. Si erano visti tutti e due i genitori volare. I piccoli li avevano visti ed erano impazziti, erano cominciati a urlare. E poi si è vista arrivare la madre con questa povera creatura lì nel becco. Secondo me è un rondone. Quindi non sarà un pasto molto lungo. Mi fanno una pena queste povere creature in balia del serial killer. Dice la natura, sì, ma è una natura schifosa, eh. Piacerà a chi vuole piacere. A me una natura così non mi è mai, mai piaciuta. Io non l'accetto. La subisco. Quando tutti in coro dicono bisogna accettarla la natura, io dico non l'accetto, la subisco. Perché se l'accettassi dovrei accettare anche le angherie dei nostri governanti. Guardate come si contendono quel pezzo. Voglio provare ad andare sull'altra webcam. Non so se l'immagine è migliore, non molto perché i piccoli si vedono tutti di spalle. Di solito da questa postazione si vedono i piccoli che guardano la telecamera e la madre di spalle o di fianco. Stavolta non è così. Forse conviene andare sulla postazione di prima. Non che sia molto meglio, eh. È un pasto molto misero, la madre lo sa, quindi io ipotizzo. Sono le 19:37 del 23 aprile, io ipotizzo che tra non molto potrebbe arrivare un altro pasto. E tengo a sottolineare ciò che gli altri non sottolineano mai, cioè una grande compassione per quelle povere vittime che al pari dei falchi pellegrini vorrebbero vivere tranquille. Però pensandoci bene, il rondone è insettivoro, quindi anche lui è predatore, solo che la morte di un insetto non ci turba minimamente, neanche se siamo animalisti, ma sulla sofferenza, sulla paura che può avere, guarda che pezzo enorme ha preso questo qui, che può avere un insetto, non sa, guarda la madre, guarda la madre! Guarda, non glielo vuole dare tutto. No, è incredibile. Se lo contendono i fratelli e la madre va a vedere che non si facciano male fra di loro. Questa scena è veramente incredibile. Incredibile.
Quello dietro, poveretto, arranca cercando di guadagnare una buona posizione. Dovrebbe avanzare di più invece. E il cibo è già finito. Mi sa che quello lì a sinistra non ha mangiato niente. La madre ora se ne va. Però ripeto, ipotizzo e credo che ci dovrebbe essere a breve un altro pasto. Questa non si sa se è una cena precoce o una merenda tardiva. E la madre ha preso il volo.